Oggi è giorno di presentazione ufficiale qui all'ospedale Michele Pietroferrero di Verduno. Siamo con il dottor Massimo Perotto, che è il nuovo direttore della medicina e chirurgia e accettazione d'urgenza dell'ASL CN2. Buongiorno e innanzitutto che compito va ad affrontare? Ecco, che nuovo incarico è il suo? Buongiorno a voi, è un onore, per me è un piacere oggi rivestire questo nuovo incarico. Il compito in realtà è una sfida importante perché attualmente la situazione della medicina d'urgenza a livello nazionale è una situazione molto molto complessa, per cui diciamo che è una sfida soprattutto nel cercare di far crescere questa struttura, soprattutto il Dipartimento di Emergenza, alla luce delle problematiche attuali che sono correlate sia alla situazione contingente al Covid che alle problematiche di salute che sono lasciate ormai in arretrato purtroppo. Quindi bisognerà cercare di creare nuova attrattività verso nuove persone, nuove risorse, da creare un organico sempre più, diciamo così, affiatato nell'affrontare questa nuova sfida, attirando sicuramente anche giovani da altre realtà. Nello specifico, per quanto riguarda l'ASL CN2 e poi qui l'ospedale di Verduno, che realtà ha trovato? Direi una realtà ottima. L'equipe medica che è stata precedentemente guidata dal dottor Aluffi è direi ottima sotto tutti i punti di vista, sia professionale che anche umano e interpersonale. Quindi direi che c'è un ottimo terreno fertile su cui lavorare, su cui continuare alcuni progetti anche molto ambiziosi che erano già stati iniziati precedentemente. Allora, per quanto riguarda medicina, appunto, chirurgia, accettazione d'urgenza, oggi i pazienti o comunque sia chi si interfaccia col vostro reparto, che cosa chiede, di che cosa ha bisogno? Sì, diciamo che il paziente si presenta in pronto soccorso con una serie di bisogni, nella maggior parte dei casi sono bisogni di salute, ma purtroppo recentemente anche con i cambiamenti sociali sono bisogni magari di altro tipo. Quindi al pronto soccorso accede qualunque tipo di paziente con qualunque tipo di problema, dal paziente critico al paziente con patologie croniche che per motivi vari si riacutizzano. Quindi il compito proprio del medico d'urgenza è riuscire ad interfacciarsi con tutta questa tipologia di pazienti, soprattutto cercando di gestire anche il sovraffollamento che è ovviamente successivo, secondario proprio alla difficoltà di gestione di queste patologie sul territorio. Allora, nel suo curriculum professionale le esperienze importanti sono già state tante, però se ne deve scegliere uno, che è stata quella più formante, quella che diciamo le ha fatto fare un po' il salto, anche dal punto di vista personale, quale ci può raccontare? Beh, direi due esperienze molto importanti. Una è l'esperienza maturata a Santa Croce di Cuneo, anni di esperienza nella gestione di pazienti critici, sia che accedevano al pronto soccorso che da altre strutture ospedaliere, essendo Cuneo il nostro centro hub di riferimento. La seconda esperienza importante è il ruolo di responsabilità sull'area Covid a partire dall'aprile 2020, proprio qui a Verduno, che direi che mi ha proprio aiutato sia da un punto di vista umano che professionale nel cambio di mansione e di gestione. Dottor Perotto, ultimo aspetto, si parla tanto di convivenza con il Covid, però dal punto di vista del cittadino, no? Invece dal punto di vista ospedaliero, e quindi chiedo nella sua esperienza e poi quella del suo nuova area di lavoro, come si convive con il Covid? Sì, ormai direi che ci conviviamo e ci dovremmo ancora convivere per un po'. Le strutture ospedaliere in genere e soprattutto ovviamente il pronto soccorso ormai sono ampiamente strutturati con il percorso suddiviso, quindi ci si convive per forza di cose con il Covid e se posso dire ci stiamo un pochino anche abituando per fortuna, quindi con tutti i limiti che comporta, che sono principalmente legati alla difficoltà di comunicazione, magari con i familiari, perché il Covid, quello che ha creato una netta, diciamo, un netto, ha incrementato, diciamo così, le distanze, soprattutto a volte comunicative, tra i parenti e il personale sanitario.